differenza toracica, perché come i terrier che abbiamo appena visto sono razze da caccia insana prevalentemente, anche se possono svolgere vari tipi di lavoro di ricerca in superficie. Sto parlando dei bassotti o bassotti tedeschi, per sottolineare la loro origine. Giudice dalla Spagna, un grande applauso per José Vidal Montero. Grazie. Un attimo prima di cominciare, pubblico di Reggio Emilia, mi fate un applauso. Ok, fermi, riproviamo e vediamo di applaudire per più di 3 secondi scarsi, se ce la facciamo. Arriviamo almeno fino a 5. 5 secondi d'applauso. Via con l'applauso. 1, 2, 3, 4, 5. Siete diventati bravissimi. Possiamo ancora migliorare. Ed eccoci quindi pronti con il bassotto standard a pelo corto, bassotto standard a pelo lungo, bassotto standard a pelo duro, bassotto nano a pelo corto, bassotto nano a pelo lungo, bassotto nano a pelo duro, Kaninchen a pelo corto, Kaninchen a pelo lungo, Kaninchen a pelo duro. Scusate. Non ho parlato delle taglie, ho detto solo che vengono misurate come circonferenza toracica fino a 30 cm Kaninchen, ovvero coniglio, perché questa taglia estremamente ridotta permette di entrare nella tana del coniglio. Nano dai 30 ai 35, standard superiore ai 35 cm. Importante sottolineare il peso degli standard, che devono comunque rimanere soggetti adatti anche al lavoro in tana, per cui si raccomanda un peso intorno ai 9 kg, 10 kg. Preselezione per il nano a pelo duro, il nano a pelo corto e lo standard a pelo duro. Un grande applauso per gli altri migliori di razza delle razze Bassot. Invito sul podio per la premiazione Maria Battilani, vicepresidente del gruppo Cinofilo, non so se si può dire, ma io lo dico lo stesso, nonché allevatrice di bassotti. Vediamo sul tavolo il bassotto standard a pelo duro, questa colorazione prende il nome di colorazione cinghiale. Pensate che tutte e 9 le razze di bassotto condividono lo stesso standard. Lo standard, come dicevamo, è la descrizione della razza, le uniche differenze sono date nel capitolo che riguarda il pelo, colore e tessitura, e nelle taglie che vengono specificate come differenzianti le 3 taglie stesse. Importantissimo sottolineare come nel bassotto, nella taglia più piccola, nel Kaninchen ovvero, non devono essere presenti, lo standard non vuole siano presenti segni di nanismo, per cui il bassotto Kaninchen deve essere come uno standard ma più piccolo. Segni di nanismo, oggi stiamo imparando ad utilizzare questi termini, significa che non devono avere il cranio arrotondato, l'esoftalmo, ovvero il bulbo oculare sporgente, tipico di cani quali per esempio il Chihuahua, che sono la massima espressione dei geni legati alla taglia piccola. Nano a pelo corto, abbiamo delle differenze di carattere legate al tipo di pelo, infatti possiamo dire che il pelo duro è quello più serio, il pelo corto quello più reattivo e il pelo lungo quello più dolce. Queste caratteristiche derivano dalla filogenesi delle varie razze. Nel pelo duro infatti c'è stata una probabile emissione di terrier e schnauzer, nel pelo lungo di spaniel. Queste caratteristiche hanno definito quelle che possono essere le minime differenze che esistenti nel comportamento delle varie razze bassotto. Prima di scegliere il compagno di vita è sempre importante studiare la storia delle razze, l'origine delle stesse, l'attitudine per cui sono state allevate, al fine
di fare la scelta più azzeccata per 15 anni almeno, come ci auguriamo sempre, della nostra vita. Eccoci quindi pronti. Abbiamo i tre vincitori, grazie al nostro giudice José Vidal Montero, che si reca sul podio per la premiazione insieme a Maria Battilani, vicepresidente del gruppo Cinofilo Reggiano. Salirà sul terzo gradino del podio, è un bassotto, è nano e ha il pelo liscio. Sale sul secondo gradino del podio il bassotto a pelo duro. Ah, scusate, quello nano vince e rappresenta i bassotti, il bassotto standard a pelo duro. Ed eccoci quindi pronti per il quinto raggruppamento, raggruppamento dei cani di tipo svizzero primitivo. Abbiamo razze con differenti attitudini, razze primitive che si differenziano.